Benvenuti, siamo qui a Cartoomix 2022 nell'area Self e oggi abbiamo come ospite Elisa Castellano. Buongiorno Elisa. Buongiorno, ciao. Allora, Elisa Castellano è la fondatrice di Spaghetti Comics, quindi innanzitutto parlaci un po' di questa iniziativa. Ok, Spaghetti Comics è un'associazione riconosciuta e un collettivo di autori e autrici di fumetti. Siamo nati più o meno 2 anni fa all'incirca, quindi in piena pandemia, e abbiamo deciso comunque di iniziare perché ci eravamo preparati tanto, avevamo tanti progetti e abbiamo iniziato a pubblicare i nostri fumetti online sul sito, che è spaghetticomics.it, e che adesso c'è anche il .com perché stiamo traducendo i fumetti in inglese. E tutt'oggi, tuttora trovate i fumetti disponibili gratuitamente, perché abbiamo scelto comunque di man mano di pubblicarli in lettura gratuita sul sito, però poi li stampiamo anche e li portiamo alle fiere, diciamo, per sostenere l'attività dell'associazione. Quindi adesso in realtà state anche facendo il salto su carta. Quanto è più complicato o più semplice rispetto alla pubblicazione su web? Allora, ovviamente andare a pubblicare un cartaceo presuppone tante cose che il web non presuppone. E innanzitutto la cura editoriale, quindi devi concepire il libro comunque finito nella sua totalità, e noi facciamo tutto dall'inizio alla fine, e quindi andare a scegliere la carta, andare a vedere la resa dei colori, il formato, e impaginare e risolvere tutti i vari problemi che possono arrivare in fase di impaginazione, quindi poi ricontattare gli autori, fargli mettere a posto le cose. È più complicato, però è molto bello. Cioè, l'idea di riuscire a concepire un libro e di vederlo finito è molto bello e molto emozionante. E come tematiche, ho visto anche che hai portato un po' di fumetti da mostrare. Più o meno avete delle tematiche limitate oppure... No, noi abbiamo, è un discorso che abbiamo fatto tra i vari discorsi prima di costituire l'associazione, e abbiamo deciso proprio in quanto indipendenti e autoprodotti di non fornire nessun limite dal punto di vista delle tematiche, appunto perché noi pensiamo che se una persona vuole raccontare una storia e ci tiene, soprattutto se è una storia che magari potrebbe non trovare posto nel mercato mainstream, è giusto che riesca a raccontarla. L'unica cosa su cui ci impegniamo molto è appunto la qualità del prodotto finito, quindi ci teniamo il nostro approccio è particolarmente editoriale, ci teniamo che il libro finito sia bello, sia curato, non ci siano errori, e quindi quello, diciamo, è il nostro obiettivo principale. Poi chiaramente, come tutti, pubblichiamo le cose che ci piacciono, quindi ogni progetto che arriva lo leggiamo, lo valutiamo, ne parliamo. E poi decidiamo se secondo noi può anche andare bene per noi, perché magari semplicemente non è un progetto che può trovare tanta voce da noi, solo quello. In realtà ti occupi anche delle sceneggiature. Sì. E c'è qualcosa in particolare a cui tieni particolarmente di tutti i progetti, fumetti di cui che hai scritto? Allora, tengo particolarmente alla triade che è Oltre le Camelie e Shadow, che sono usciti l'anno scorso, e Cenere, che è uscito quest'anno, perché sono i primi 3 fumetti lunghi che ho scritto, li ho concepiti ai tempi della scuola di comics, e sai, quello che nasce a scuola il 99% delle volte rimane lì. Invece ho avuto la fortuna di comunque collaborare con dei disegnatori che ci hanno creduto tanto e hanno voluto andare avanti dopo, e quindi li abbiamo continuati, quindi seppur con le loro magari ingenuità di essere le prime cose che abbiamo fatto, ci sono molto affezionata. Sì. Bene, direi che a questo punto è tutto, e salutiamo tutti i nostri follower e tutti coloro che hanno partecipato a Cartoomix. Buona giornata! Grazie, ciao!